Di cambiamento climatico sentiamo parlare ormai tutti i giorni, ma invece cosa sapete del conseguente cambiamento urbanistico? Ormai non si può più fare finta di niente, il clima è diverso rispetto a quello di quando eravamo bambini. La pioggia, ad esempio, non sappiamo quasi più cosa sia e le nostre città cambiano di conseguenza. Vediamo quattro cose da sapere sul rapporto tra climate change e città. Punto primo, i dati. Nel 2020 c'è stato un aumento delle temperature medie di circa 0,3 gradi centigradi rispetto al decennio che va dal 2006 al 2015. Tradotto, ha fatto più caldo e ad accorgersene è stato soprattutto chi vive in città. Quali? Veniamo al secondo punto. Si tratta di Perugia, Roma, Milano, Bologna, Torino. Il confronto con le temperature medie che vi si registravano tra il 1971 e il 2000 è impietoso. A Milano, ad esempio, per il 2020 si parla di quasi 2 gradi in più. Terzo punto, le conseguenze. Le vediamo ogni giorno. Anziani in difficoltà, allagamenti quando in città si verificano eventi atmosferici estremi, blackout. Le città devono riorganizzarsi. Cerchiamo di essere costruttivi e di pensare alle possibili soluzioni. È il quarto punto. Cosa si può fare per adeguare le città a questo clima in evoluzione? Bisogna prevenire e mitigare gli impatti sulle persone e sulle infrastrutture, agendo soprattutto su due fattori. Il calore e le precipitazioni piovose. Da questo punto di vista ci sono delle soluzioni ottimali, innanzitutto avere un migliore isolamento termico, utilizzare dei materiali resistenti al calore, avere un raffrescamento possibilmente naturale migliore degli ambienti e poi sul fronte invece idrico, quello di andare verso la sponge city, la città spugna che assorbe le piogge, avere magari una rete duale che separa l'acqua che si può ancora riutilizzare da quella invece che deve essere immessa in fognatura e naturalmente avere molto verde, perché gli alberi hanno una funzione di riduzione dell'isola di calore importante. Continuiamo a parlare con il prof in cerca di soluzioni, ma questa volta cambiamo focus. Cosa si può fare per ridurre l'impatto energetico delle città? Per andare verso una carbon neutral city ci vuole una forma urbana più compatta, ci vuole una mobilità più sostenibile, ci vogliono degli edifici a maggiore efficienza energetica, ma contano anche i nostri comportamenti e quindi le nostre abitudini, ad esempio, alimentari, di mobilità e di consumi più in generale. E infine conta l'assorbimento delle emissioni da parte degli alberi. Avete notato? Gli alberi possono giocare un ruolo duplice. Da un lato rendono più vivibili anche città più calde, dall'altro aiutano a ridurre il loro impatto negativo in termini di emissioni. Ripartiamo da qui. Se vogliamo che il cambiamento metta le radici, piantiamo più alberi.